Sì, Valerio ha già detto una cosa che io condivido, cioè quando si cambia la Costituzione, una Costituzione deve essere cambiata tenendo presente aspetti di merito e aspetti di metodo. Io devo dire, mi sono andato anche a rileggere di recente il famoso discorso del presidente Napolitano. Fondamentalmente quel discorso che cosa diceva? Lo banalizzo, ovviamente. Diceva: è successa una cosa incredibile in questo paese nel 2013, una di quelle svolte che accadono ogni tanto dal punto di vista elettorale, una delle tre svolte della storia d'Italia. La prima si è realizzata nel 48, quando gli italiani hanno scelto da che parte stare. La seconda nel 94, quando sono cambiati i soggetti politici e si è iniziato un ventennio di bipolarismo. La terza nel 2013, quando il bipolarismo è finito, perché i poli sono diventati tre, anzi quattro. In questa situazione, dopo tra l'altro che il segretario del PD, Bersani, ha cercato di ricondurre il Movimento 5 Stelle all'interno di una logica bipolare, senza riuscirci, in questa situazione la dovete finire, una riforma la dovete fare insieme, dovete capire che il compromesso è una cosa in alcuni momenti nobile in politica, soprattutto se è compromesso alto, e vi dovete dare anche il tempo di rinnovare le vostre culture politiche, perché centrodestra e centrosinistra, cercate di capire bene, oggi i problemi del mondo sono completamente cambiati, siamo in una situazione in cui si sono mobilitate 7 miliardi di persone, molte vogliono venire in quella parte del mondo, cioè l'Europa, che non è più il centro del mondo né dal punto di vista geopolitico né dal punto di vista strategico né dal punto di vista economico. Bene, insomma, è cambiato tutto, quindi fate le riforme insieme, rafforzate la coesione nazionale e poi cercate di darvi questo tempo per rinnovarvi e per dare delle risposte in modo tale che eliminate l'acqua di coltura nella quale cresce l'antipolitica. Ecco, ho molto banalizzato, ma questo era il discorso. E noi abbiamo provato testardamente a far questo, al punto tale, Valerio se lo ricorderà, che nella commissione prima dei 4 e poi dei 35, ma abbiamo fatto degli sforzi enormi per tenere tutti dentro, non per un fatto, diciamo, tra virgolette, di cortesia istituzionale, ma perché sapevamo qual era il nostro mandato, quello di arrivare a delle riforme il più possibile condivise. E sapevamo anche un'altra cosa, che riforme e legge elettorale, per forza di cose, questo l'ha detto anche Anna, stanno insieme. L'abbiamo scritto nella relazione dei saggi, la riforma elettorale dipende dalla forma, anche dalla forma di governo, in gran parte dalla forma di governo. Ecco, che cosa è accaduto? Che, come voi sapete, il procedimento costituente è un procedimento lungo, perché parte in un modo e a ogni passaggio deve provare a risolvere quei problemi che nel frattempo sono nati. È un procedimento così lungo perché evidentemente vale quello che diceva Valerio prima: una legge costituzionale non è una legge qualsiasi, e a ogni passaggio bisogna cercare di aggregare un po' di più e risolvere qualche problema. Ora, io devo dire che ci ho tenuto tanto a questo tentativo che personalmente mi sono fatto da parte nel momento nel quale si è fatto il cosiddetto patto del Nazareno, l'accordo tra Berlusconi e Renzi per cercare di allargare la base delle riforme.
e ho fatto un passo indietro, sono uscito dal governo, credo che qualcuno possa testimoniare che non per questo non ho continuato a lavorare. Ho provato a risolvere, a dare un contributo per risolvere i problemi che nascevano. Ma cosa è accaduto? È accaduto che a ogni passaggio parlamentare, anziché creare un'aggregazione in più, risolvere un problema in più, si è creata una frattura in più e qualcuno se n'è andato. Io credo di poter raccontare qua un piccolo aneddoto. Io ho votato le riforme fino al terzo passaggio, ogni volta dicendo: guardate che su questi punti si sta sbagliando, e in particolare dicendo: il combinato disposto tra riforme e legge elettorale non funziona, perché non è possibile, non è immaginabile chiedere a una coalizione di stare insieme, di fare le riforme, riforme che poi mettono fuori legge la coalizione che la fa. Ora, solamente se tu trovi come partito che si coalizza con te una banda di potenziali suicidi, puoi arrivare fino in fondo. Io non credo che Renzi abbia avuto molta fortuna nell'averla incontrata. Ora, l'aneddoto che voglio raccontare... Però l'ha incontrata. Forse sì. Voglio raccontare questo. Che... Detta così. Che io, quindi, ho sempre detto tutto in aula e poi alla fine non l'ho votata. Alla terza lettura, avevo già molti dubbi e pensavo di gettare la spugna in quel caso. Fu il presidente Finocchiaro che in una conversazione che non mi dimentico mi disse: proviamoci ancora, quello che dici è assolutamente sensato, dalla tua parte è ancora più sensato, perché non si capisce perché una cosa del genere la dovrebbe fare il centrodestra, ma proviamoci ancora, facciamo uno sforzo, vediamo se la raddrizziamo. Ora, diciamoci le cose come stanno. Siamo arrivati alla fine del percorso. Noi dovevamo avere un paese unito nelle regole e diviso su principi rinnovati. Alla fine del percorso ci troviamo un paese spaccato nelle regole in due, come se fosse una mela, e i principi completamente messi da parte. Si va avanti, diciamo, e lo uso in termine tecnico il termine, per trasformismi successivi. Ora, di questo io credo che una responsabilità chi ha guidato questo processo, perché il processo è stato guidato dal governo, ce l'ha, ed è una responsabilità oggettiva. L'abbiamo avvertito in tutti i modi, e su questo, e chiudo, vorrei dire solo due cose. Quando è che è impazzita la maionese? La maionese è impazzita su due cose. La prima è quando è stata messa in campo la terza maggioranza, perché le riforme sono iniziate con una sola maggioranza, quella di governo, il governo di unità nazionale. A un certo punto si è messa in campo una seconda maggioranza contro la prima, cioè la maggioranza delle riforme, e fin lì ancora la cosa teneva. Nel momento in cui c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica si è messa in moto, in campo, una terza maggioranza diversa dalla prima e diversa dalla seconda, e si è fatta in quell'occasione anche un altro gioco, e su questo chiudo. E cioè, quella legge elettorale che si doveva discutere insieme alle riforme e che era stato previsto avesse un altro passaggio al Senato per essere uniformata, è stata invece imposta con un voto di fiducia alla Camera, nonostante il partito di maggioranza relativa aveva un premio abnorme, come è stato detto, frutto del cosiddetto porcellum. Quello è stato un modo per sottrarre a un ramo del Parlamento la possibilità di discutere insieme riforme e legge elettorale. Il Presidente del Consiglio l'ha definito un capolavoro parlamentare. È stato probabilmente un capolavoro di astuzia, un capolavoro di arroganza, ma che col processo costituente non c'entra assolutamente nulla.